Buonasera! Dato che l'altro giorno sono stata da Maison du Monde e ho preso delle cose veramente carine per la mia postazione trucco, vi interesserebbe un video in cui le sistemiamo assieme? Fatemi sapere votando sì oppure no. Ciao bellezze, buonasera, felicissima che questa idea un po' improvvisata vi sia piaciuta, sono pronta per mostrarvi tutti gli acquisti che ho fatto di recente da Maison du Monde. Qua ho già pronto lo Swiffer, il Quasar, lo Scottex e pure il faretto, così vedrete tutto bene nel dettaglio e direi di iniziare subito con questo mini restyling. Come prima cosa leviamo tutto e puliamo. Prima passo lo Swiffer e poi il Quasar. Prima di decidere cosa rimettere, quindi mantenere, e cosa sostituire, vi mostro gli acquisti che ho fatto. Sono poche cose, ma veramente, veramente carine. Allora, per primo vi mostro la scatola in latta a forma di stella. Guardate che bella, di questo bellissimo rosa tenue tendente al vinaccia, che se vogliamo riprende un pochino anche il colore delle pareti. Guardate che bello, non so se vedete qualcosa da lì. Credo di sì. Questa pagata 5,99 euro, trovo stia divinamente appoggiata qua sopra. Per il momento la appoggiamo qua. Qua c'è lo scontrino, ma non dovrebbe servirci, visto che i prezzi dovrebbero essere ancora tutti al loro posto. Qua dentro c'è un vasetto. Guardate che bello, vinaccia col bordino dorato. Gli occhietti come quelli della scatolina in latta, e questo l'ho pensato per i pennelli sporchi. Io al momento ho il bicchierino, quello tutto traforato in latta di Ikea, ma mi ha un po' stancato, quindi volevo una cosa diversa. E ho visto questo, me ne sono innamorata. Questo ho pagato 6,99. E vicino a questo ho trovato anche il fratellino minore, eccolo qua. Guardate che carino, questo pagato 3,99, è più chiaro dell'altro, con gli occhiali e i colori invertiti, diciamo così. Molto molto carino, questo l'ho pensato per mascara, piegaciglia, poi comunque dopo vediamo assieme che cosa farci. Qua ci sono altri scontrini, come mai? Scontrini del McDonald's. E poi qua ci sono, aspettate che se mi casca il sacchetto magari si rompe tutto. Qua c'è una boccettina in vetro che riprende i soliti colori, molto molto carina, pagata 1,99. E per finire la versione più grande, questa pagata 2,99. Poche cose, ma a parer mio molto molto carine. Tra l'altro questa tazza, se così la vogliamo chiamare, riprende il bicchierone che avevo preso sempre da Maison du Monde un po' di tempo fa e che tengo sempre sulla mia postazione trucco. Parto col risistemare la mia mensola a forma di cuoricino. A malincuore elimino 4 ovetti EOS perché scaduti. Questi invece fortunatamente posso continuare ad utilizzarli. Immancabile sulla postazione lo specchio, quindi lo pulisco e lo vado a rimettere al proprio posto. In realtà dovrei pure cambiargli le batterie, però magari rimando a domani.
se faccio le scale ora per andarle a prendere, poi ho l'affanno, il fiatone per tutto il resto del video. Ecco qua. Qua vicino vado a mettere la BB cream e il mio fondo del momento di MAC. E questo piattino vassoietto che solitamente utilizzo per appoggiare la Beauty Blender sporca. Sul lato opposto vado a mettere questo cubotto portapennelli che avevo realizzato io un po' di tempo fa, un semplice cubotto che ho dipinto e decorato sul davanti. Lo appoggio qua. E al centro vado a rimettere il porta rossetti, anche questo realizzato da me. I rossetti sono disposti in ordine cromatico, quindi dal più chiaro al più scuro, e una volta spolverati devo tutti rimetterli in piedi. Intanto Chris scalcia. Non sono cose da maschi queste. Ecco qua. Adesso arriva la parte che preferisco, prendo tutte le cose nuove e inizio a posizionarle, vedo dove stanno meglio, le sposto, le rigiro, insomma, mi studio un po' la situazione. Niente, il vaso che avevo preso per riporre tutti i pennelli sporchi, qua sopra non ci sta, quindi vado a sostituirlo con il fratellino piccolino, o meglio, la sorellina piccolina, perché fino a prova contraria è una femmina. Sì, questo va bene, questo ci sta. E questo lo metto qua sul davanti, con a fianco il mio bicchierone. Ora vediamo un po', prendiamo i pennelli sporchi. Forse questo torna pure meglio, così essendo più piccolino contiene meno pennelli e sono obbligata a lavarli più di frequente, giustamente. Anche se ultimamente devo dire che sto truccando veramente poco, infatti questi sono i pennelli che devo lavare. Qua c'è la spugnetta sporca che è proprio lì. Sì, direi che questa è una sistemazione accettabile. Questo lo riconoscete, vero? È il classico portapennelli che ci hanno tutti e sinceramente mi aveva un po' stancata. Poi, i mascara, i piegaciglia e altre cose random che prima stavano dentro a questa tazza che ho creato io, tazza semplice dell'IKEA, alla quale ho attaccato delle vere ciglia finte, scusate il gioco di parole, ma vedete, sono proprio ciglia finte che avrei potuto utilizzare su di me. La vado a sostituire con questo. Troppo grande, non direi, vero? Un po' grandino è. Però lo spazio non è mai troppo. Qua erano un po' sacrificati, in effetti, eh? La base era un pochino troppo piccina. Adesso magari potrei metterlo lì. La pochettina che contiene tutti i miei prodotti must, naturalmente la tengo, è troppo carina con questa nappina, il pompon rosa, il cuoricino rosa glitterato. Questa l'avevo trovata da OVS, se non sbaglio, un anno fa, più o meno. Qua sopra è comodissima, pesco tutto al volo. Mentre le creme per le mani, sono indecisa se metterle all'interno della stellina e latta oppure all'interno del vaso con anche i mascara, perché tanto c'è un sacco di posto. Voi che dite? Per il momento le metto qua e poi dopo vedo. Fatemi sapere qua sotto nei commenti, consigliatemi, anche perché questa è parecchio grande.
Quindi non so bene dove posizionarla. Forse qua? Che dite? O qua davanti? Fatemi sapere. Poi, i vasetti. I vasetti... dove li mettiamo? Forse ho preso troppa roba. Mi ci vorrebbe una postazione un pochino più grande. Però erano troppo carine queste cose. Poi, sinceramente, per il prezzo che hanno... mi sono lasciata ingolosire. Allora, vediamo un po'. Carino così? A me sinceramente non dispiace. Sembra più ordinato. Qua naturalmente ci metterò due fiorellini bianchi che al momento non ho. Però recupererò. Forse... eliminerei il cuoricino porta Beauty Blender sporca, perché voglio mantenere il mio alpaca, quello che ho acquistato da Maison du Monde di recente, tutto da Maison du Monde. Questo video non è sponsorizzato, purtroppo, Maison du Monde. Allora, la fatina la mettiamo lì e l'alpaca mettiamo qua. Restano quindi fuori solo i balsamo labbra. Vediamo se entrano dentro la scatolina. Questi due ci entrano sicuramente. Gli EOS non lo so, proviamo. No, non si chiude il coperchio. Potrei lasciarlo così oppure levarli e metterli dentro la pochette. Sì, dai. È una cosa più stabile. Li mettiamo qua e vediamo di farli fuori nel giro di breve, perché questa pochette inizia ad essere veramente stracolma di roba. In pratica tutte le cose che ho acquistato sono servite a sostituire solamente queste tre cosine qua. Adesso tutti i complementi d'arredo e le decorazioni riprendono gli stessi colori, quindi vinaccia, rosa, oro e bianco. E sta cosa mi piace un sacco. Ragazze, prima di concludere questo video vi svelo un arcano. A 6 anni dal primo video dedicato alla mia postazione make-up posso finalmente dirvi che il brand della mia postazione è questo, New Track. Non so se esista ancora, provate a fare una ricerca su web, non so. Io l'avevo acquistata in un negozio a Prato, però ecco, spero e credo possiate reperirla presso un rivenditore della vostra città. Eccola qua la mia postazione. E niente, finalmente sono riuscita a ritrovare il catalogo, quindi a 6 anni di distanza dal primo video, dopo 6 anni di domande, posso finalmente svelarvi il brand della mia postazione. E niente, io spero che questo video, un po' diverso dal solito e un po' improvvisato, vi sia piaciuto, vi abbia tenuto un po' di compagnia, voi me ne avete tenuta tanta. E niente, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, io vi mando un grossissimo bacio e come sempre ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao!